26 gennaio 1994, discesa in campo di fronte ad una televisione. Se io dovessi andare a due televisioni sarebbe la dittatura, a tre televisioni sarebbe il regime, a quattro televisioni sarebbe un atto delinquenziale. Barack Obama, nella democraticissima America, è andato nello stesso giorno davanti a cinque televisioni per difendere il suo programma sulla sanità, e ha fatto bene, perché i leader devono prima di tutto informare gli elettori, informare i loro concittadini. Allora, gennaio del 94, un imprenditore che per la prima volta parla di politica, che per la prima volta dice: scendo in campo per fare che cosa? E denuncia il seguente programma. Ascoltatelo, leggendolo in aereo, un po' perché si era rotto il riscaldamento, faceva freddo, ma io ho avuto davvero dei brividi nella schiena. Dissi: ciò che vogliamo fare è una libera organizzazione di elettrici ed elettori di tipo totalmente nuovo, Popolo della Libertà. Non l'ennesimo partito, l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce invece con l'obiettivo opposto, quello di unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune che siamo noi. Ciò che vogliamo offrire agli italiani è una forza politica fatta di uomini nuovi. Ciò che vogliamo offrire alla nazione è un programma di governo fatto solo di impegni concreti e comprensibili. Noi vogliamo rinnovare la società italiana, noi vogliamo dare sostegno e fiducia a chi crea occupazione e benessere, noi vogliamo accettare e vincere le grandi sfide produttive e tecnologiche dell'Europa e del mondo moderno. Noi vogliamo offrire spazio a chiunque ha voglia di fare e di costruire il proprio futuro. Vogliamo un governo e una maggioranza parlamentare che sappiano dare adeguata dignità al nucleo originario di ogni società, alla famiglia, che sappiano rispettare ogni fede e che suscitino ragionevoli speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, per chi, dopo una vita operosa, ha diritto di vivere in serenità. Un governo e una maggioranza che portino più attenzione rispetto all'ambiente, che sappiano opporsi con la massima determinazione alla criminalità. Apro parentesi, nessun governo nella storia della Repubblica ha fatto la minima parte di quello che stiamo facendo noi nella lotta alla mafia. Abbiamo arrestato e continuiamo a arrestare un numero elevatissimo di latitanti mafiosi. Abbiamo sequestrato più di 1 miliardo di euro in contanti. Abbiamo sequestrato e confiscato più di 4,5 miliardi di beni mobili e immobili. Abbiamo aumentato i poteri del commissario nazionale antimafia. Abbiamo indurito le norme sul carcere duro per evitare che i mafiosi continuino dall'interno delle carceri a dirigere le loro organizzazioni criminali. Un governo quindi e una maggioranza che sappiano opporsi alla corruzione, alla droga, che sappiano garantire ai cittadini più sicurezza, più ordine, più efficienza. Anche qui sulla sicurezza una cosa che sapete tutti: la sinistra vuole spalancare le frontiere a tutti quanti. Per carità? Perché è una sinistra caritatevole? No! Perché ha la subdola strategia di far venire in Italia della gente a cui poi dare il diritto di voto, pensando che poi questi emigrati votino tutti a sinistra e possano cambiare quella maggioranza di moderati che è sempre stata maggioranza della storia della nostra Repubblica. Dissi allora, da imprenditore, da cittadino e poi da cittadino che scende in campo,
senza nessuna timidezza, ma con la determinazione e la serenità che la vita mi ha insegnato, vi dico che è possibile farla finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, di stupide baruffe e di politicanti senza mestiere. Vi dico che la nostra, come avete tutti chiaro, è al contrario della politica delle chiacchiere, la politica delle realizzazioni concrete. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, quello di un'Italia più giusta, più generosa, verso chi ha bisogno, più prospera e serena, più moderna ed efficiente, protagonista in Europa e nel mondo. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo, grande miracolo italiano. 26 gennaio 1994. Siamo qui, 2009, quasi 2010. Siamo il popolo della libertà, siamo il più grande movimento mai esistito in Italia. Siamo qui con la determinazione che ci viene dai nostri concittadini. Siamo qui aperti a ogni suggerimento per migliorarci. Siamo qui, così poco? Siamo qui per governare il nostro paese nella democrazia, nella prosperità, nella libertà, per un lungo futuro, per una storia di cui non si intravede la fine, in cui certamente noi, popolo della libertà, saremo i principali protagonisti. A tutti un augurio che mi viene dal cuore, di poter realizzare i vostri sogni, i vostri progetti, tutto ciò che desiderate e sognate per voi e per la vostra famiglia. E a voi l'augurio di tenerci tutti nel vostro cuore. Viva l'Italia! Viva il popolo della libertà! Viva la libertà!